Bentornati voi con il 36esimo episodio di Max Payne. E già non arrivo di qui, dopo aver assunto un'overdose di Valkyria. Sei tu? E stiamo leggermente sclerando. Sì, ragazzi, siamo tornati. Nella casa del misfatto. La lettera mi osservava. C'era qualcosa di incredibilmente familiare nella lettera che tenevo in mano. La calligrafia era così armoniosa. Sei in un romanzo illustrato. La verità mi si dischiuse davanti agli occhi. Una luminosa luce verde spazzò via le bugie. Il mio intero passato era una sequenza frastagliata di immagini e di parole, sospese nell'aria come palloncini. Ero in un romanzo illustrato. Per quanto assurdo, era la cosa più orrenda a cui potevo pensare. La linea era disturbata. Potevo sentire un pazzo borbottare frasi assurde. Non riuscivo a capirne il senso. Ma provavo una travolgente sensazione di déjà vu. E la voce al telefono aveva qualcosa di stranamente familiare. Sì, ma non è finita qui. Adesso proviamo a uscire dalla stanza. Noi invece di andare avanti, torniamo indietro. Lo strano pezzo di carta sembrava pericoloso. C'era qualcosa di insopportabilmente familiare nella lettera davanti a me. La calligrafia era così armoniosa. Sei in un gioco per computer. La verità era una verde fessura bruciante che mi attraversava il cervello. Infinite ripetizioni dell'atto di sparare, il tempo che rallentava per mostrarmi ogni singolo movimento, la paranoica sensazione che qualcuno stesse manovrando ogni mia mossa. Ero in un gioco per computer. Per quanto assurdo, era la cosa più orrenda a cui potevo pensare. Ragazzi, questa è una cosa comunque epica. Non perderti, è la Valchiria, la droga. Cerca di reagire, cerca di ricordare. La linea era disturbata, potevo sentire un pazzo borbottare frasi assurde, non riuscivo a capirne il senso, ma provavo una travolgente sensazione di déjà vu e la voce al telefono aveva qualcosa di stranamente familiare. Esatto. Perfetto. Come vedete, la droga Valchiria fa strani effetti. Comunque, essendo tornati in un incubo, diciamo che dobbiamo risolvere un altro puzzle a base di sangue. Sì, esatto, a base di sangue, perché ricordate qualche episodio fa, dovevamo seguire una scia rossa e trovarne la fine. Bene, questo è peggio. Questo è molto, molto, molto peggio. Infatti io vi dico che salvo perché potrei morire tante di quelle volte che neanche immaginate, perché è davvero davvero difficile stare in equilibrio su sto coso. Ok, adesso saltiamo qui sotto, cerchiamo di centrare. Perfetto, continuiamo andando dritto per dritto. Dobbiamo saltare adesso davanti a noi, sperando di riuscirci alla grande. Ora andiamo qui a destra. Attenzione, salviamo sempre come prima e cerchiamo di saltare sopra la linea rossa qui. Perfetto, alla grande Max, grandissimo. Non mi deludere, ti prego, non ora. Ed ora dobbiamo saltare su quest'altro coso rosso. Dai, 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 grandissimo. Per un attimo ho pensato che stavo a cascare, raga. Per un attimo ho visto proprio. Ora saltiamo davanti a noi e siamo arrivati. Perfetto. Alla fine non è stato così tragico. No comment, non commentare per favore quello che è appena successo, per favore ragazzi. E ero sicuro, tranquillo che ero arrivato. Me l'ha buttato là dove non batte il sole. Grazie Max, veramente. Sei il mio migliore amico. Dannazione.
Ora, continuiamo ad andare avanti, cercando di non rifare lo stesso errore di prima, grazie. Salviamo di nuovo. Facciamo il salto preciso, grazie. Ok. No, 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 non cadere, per favore. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Wow. Dobbiamo uccidere noi stessi praticamente. Andaggio. Da dove abbiamo tirato fuori le pistole? Non lo so, ma va bene. Max, è successo qualcosa oggi in ufficio? Uno strano appunto. Qualcosa sui vitigni. Amore, devo scappare. Mi racconterai tutto questa sera. Buona giornata. I fori di pallottola erano come rubini sul suo petto. Il sangue ricopriva la sua pelle d'avorio. Era così bella. L'assassino sorrideva. La carne degli angeli decaduti. Perfetto, questo è il capitolo 1. Portatemi a Cold Steel. Lentamente l'incubo verde si dissolse, lasciando macchie oscure e indelebili nella mia anima. Mi sentivo a pezzi, ero sconvolto. Mi risvegliai con i sudori freddi, nauseato e stanco da morire, riverso in una pozza del mio stesso vomito. La megera aveva detto: portatemi a Cold Steel prima che iniziassi a dare i numeri. Era un indizio, l'unico che avevo. Mi ci volle un secolo per rimettermi in piedi e iniziare a muovermi, ma non appena ci riuscii, iniziai a dirigermi verso l'acciaieria di Cold Steel fuori città. C'era un bel po' di movimento per essere una gelida notte invernale. Camion che andavano e venivano, gente che correva. Avevo un vantaggio sulla misteriosa arpia. Credeva fossi morto, ero inatteso. Ed ero pronto a muovermi. Il brutto trip mi aveva messo di pessimo umore. L'adrenalina mi pompava dolorosamente nelle vene. Barcollando sul tetto in laminato coperto di neve e ghiaccio, ero come un ninja. La forza scorreva in me. Non prendevo in giro nessuno. Alla meglio potevo essere Superman imbottito di criptonite pronto a volar giù dal lucernaio. Un'area industriale semi-abbandonata nel bel mezzo del nulla. La fabbrica era la copertura perfetta per qualsiasi tipo di attività illegale. Nel cuore dell'impianto il metallo fuso ribolliva come il pentolone di una strega. Va bene, grazie. Grazie per aver visto questo video. Lasciate like, un commento, sempre se volete. Iscrivetevi al canale, al vostro giocatore è tutto. Stay hollow.